domanda appunto su che cos'è Innovation Festival. Innovation Festival è nata come da un progetto europeo ed è una kermesse di punti, di momenti diversi. Cioè, noi cosa, quello che abbiamo voluto fare quest'anno è stato creare, togliere la vecchia forma dove noi facevamo una manifestazione di 6 giorni concentrando tutti gli avvenimenti all'orologio dei mercanti. Abbiamo cambiato forma, lo abbiamo amplificato su tutti i mesi dell'anno, quindi dura, ci sono 4-5 eventi ogni mese. Quindi l'Arduino Camp è solo una piccola parte di Innovation Festival. L'Arduino Camp è nato, fa parte di 3 eventi. Il primo è stato un Innovation Drink che abbiamo fatto ad aprile, poi ne abbiamo fatto la mostra di Castiglioni con le lampade che sono state elaborate attraverso l'Arduino. Il terzo avvenimento è questo, che sono questi 2 giorni dove vengono concentrate 200 inventori che lavoreranno. Gente da tutta Italia, da tutta, diciamo, Italia, tutta Europa, anche perché qualcuno dall'estero, sì, a mostrare i loro progetti, quindi per mostrare il loro un progetto, po' una vetrina per... L'idea è di connettere insieme la rete, di metterli qui tutti insieme a lavorare, e domani, nella giornata di domenica, costruiranno delle cose. Costruiranno tutti insieme, quindi tutti non insieme. È semplicemente mostrare, ma è proprio un laboratorio. È un laboratorio, vuole essere un laboratorio, vuole essere un modo diverso di fare questo tipo di avvenimento, perché l'Arduino rappresenta una rivoluzione dal basso. L'open hardware source è una rivoluzione dal basso. Noi vogliamo portare fuori questo modello, e altri modelli che sono rivoluzioni che arrivano dal basso, e mostrarle. La cosa che si prende come compito Innovation Festival è di dire: queste cose esistono, facciamole vedere. Infatti questo è il primo evento italiano sull'Arduino, perché non è stato mai fatto nessuno. Ho scoperto tristemente che poca gente mi crede quando dico che Arduino italiano è nato a Varese. Non credo. Sono convinti che sia roba americana, invece... No, Arduino è italiano, è nato qua a Ivrea da un progetto di Massimo Banzi. Dall'aperitivo. Da un aperitivo preso in un bar dove si decideva cos'era, come si chiamava, e mi pare che il bar si chiamasse Arduino. Il bar si chiamava Arduino. Perché quindi abbiamo deciso questo fosse il nome. E da lì è nata questa cosa che in realtà all'estero è conosciutissima. Massimo Banzi all'estero è una specie di guru, qui in Italia è sconosciuto. Nemo profeta in patria, dicevano i latini, no? Ci sono. E quello che noi stiamo tentando di fare come Innovation Festival è portare fuori questo discorso. Innovation Festival ha anche la forza di avere a fianco le istituzioni, e quindi si può permettersi di promuovere questa cosa, okay, perché siamo slegati dai processi commerciali, dai processi. Siete liberi? Siamo liberi, siamo all'interno ancora di un progetto europeo, quindi e abbiamo una serie di partner che sono la provincia. Però appunto non ci sono partner commerciali. Non vuole essere una cosa commerciale, vuole essere cultura. E il nostro, il compito del 2011 è portare fuori i volti che fanno cultura, i volti che fanno, che stanno cambiando o che hanno cambiato. Banzi, l'ha già cambiato da un pezzo, per l'Italia. Stiamo parlando del 2005, no? Nessuno l'ha fatto, no. Però hanno cambiato in qualche modo l'essere, la parte dell'innovazione. E quello che noi vorremmo portare fuori con questo Arduino Camp è anche la parte della creatività, cioè la creatività legata all'innovazione. Per questo che domani c'è questo lavoro con materiali di recupero, dove con l'Arduino non so cosa combineranno, però. Vedremo. Siamo molto curiosi di vedere cosa succederà. Innovation Festival è questo, Innovation Festival è vari momenti su vari argomenti. Come, il modello. Ci saranno altre cose, diciamo, nel corso dell'anno? Sì. È un esempio di qualcosa di particolarmente importante, particolarmente interessante. Allora, il prossimissimo evento è il 21 di giugno, facciamo un evento sui corti, sul cinema. Ah, ok. Ci saranno 400 persone per Milano, e verrà lanciata un'applicazione all'interno di questa cosa dove si potrà scaricare i corti gratuitamente sugli iPod e sugli iPhone. I corti, il cinema è un'altra parte della creatività, nessuno sa che a Milano, pochissimi sanno che a Milano ci sono le più grosse aziende di effetti speciali italiani,
nessuno lo sa, noi cerchiamo di portare fuori anche questa parte di creatività, perché per noi innovazione e creatività sono al pari passo. Quindi il 21 faremo quest'altro evento e poi tutta una serie di eventi, faremo un altro evento legato a delle applicazioni di Google che verranno lanciate per quanto riguarda il cloud. Esatto, okay. Quindi abbiamo molto interesse a questo tipo di discorso, stiamo cercando di portare fuori tutto ciò che è cloud, tutto ciò che è open, tutto ciò che arriva da questo mondo creativo, da questa intersecazione di menti. Noi in realtà anche tutto il contest e tutto il concept di Innovation Festival è stato costruito in questo modo, noi ci siamo messi insieme nel tentativo di portare fuori questa idea della collaborazione e dell'innovazione. Esatto. Collaborare per innovare. Tutti gli eventi Innovation Festival vengono fatti in collaborazione. Cioè io metto la mia parte, tu metti la tua e insieme organizziamo una cosa. Ovviamente su dei temi che sono nostri. Quest'anno i temi sono quattro, sono il design, l'innovazione, lavoreremo sulla città, sulla sostenibilità, sulla crescita sostenibile della città. Quindi energie verdi. Energia verde, questa sarà la seconda parte dell'anno che partirà a settembre. Anche l'andare fitto insomma. Molto, abbiamo già fatto una ventina di eventi da marzo ad oggi. Complimenti. Sì, facciamo. Sì, ero quello che sposta le sedie e li organizza tutti quanti. Sì, in questi giorni ne abbiamo fatto oggi, domani, martedì, mercoledì 2 eventi. Un'altra cosa che stiamo tentando di fare con il Innovation Festival è portare fuori giù. Allora abbiamo scelto di fare un concorso video fotografico. Fotografico? Video fotografico. Ok. Abbiamo preso 50 ragazzi del Politecnico all'ultimo anno e gli abbiamo detto ok, io sono un'azienda, ho bisogno di fare un concorso fotografico, di lanciarlo. Tu mi devi preparare il concept, devi preparare tutto quanto, devi fare proprio la campagna di comunicazione. Ah, completo, quindi anche compreso le riprese, il montaggio, gli effetti. Video preparati, tutto quanto, tutti gli spot, tutto quanto. Quindi abbiamo da qui sono nati 8 prodotti di comunicazione. La cosa che non abbiamo detto a questi ragazzi è che in realtà il 22 noi saranno loro a presentarsi ad aziende, a cose, eccetera. Vi fate lo scherzone? Facciamo questo scherzone perché il senso nostro è quello di dire portiamo fuori la creatività, e un gruppo di ragazzi ha lavorato a interpretare il lavoro creativo che ci è stato fatto in questi 5 giorni che abbiamo obbligati a lavorare 12 ore al giorno. E loro non sapevano cosa stavano facendo ancora. Loro pensavano di fare un workshop legato all'università. In realtà noi avevamo un secondo scopo che era proprio quello di dire ok, di portare fuori questi talenti. Voi siete al quinto anno, l'anno prossimo, fra 2 anni al massimo, siete sul mondo del lavoro, noi vi portiamo fuori. Noi cominciamo a portare fuori. Certo che possiamo farlo tutti. Però è un buon inizio per cercare di fermare la famosa fuga dei cervelli, che sennò... Il tentativo è questo, il tentativo è quello di dire c'è la creatività, in Italia siamo eccellenti, nell'innovazione, teniamo all'interno dell'Italia questa eccellenza. Milano sembra che si voglia candidare ad essere la capitale dell'eccellenza per quanto riguarda l'innovazione e la creatività, benissimo, decidiamo di noi diamo il nostro contributo. E questo contributo vuole essere un contributo che porta fuori i giovani, a me non interessa, infatti nel concorso video fotografico non ci sarà accesso per aziende strutturate, nel senso che non voglio che mi venga l'agenzia fotografica, chiaro, che già guadagna 5 milioni di euro al mese, quelli non hanno bisogno di, non hanno bisogno di vincere la mia macchina della Kodak, che, esatto, piuttosto che la tabletta della Wacom. Cioè non sono questi, quello che mi interessa è dire ok, facciamo questa premiare cosa, l'eccellenza. Premiamo l'eccellenza e facciamola vedere. Infatti uno dei nostri sponsor che abbiamo operato per questo avvenimento pubblicherà sul web, TV Art, pubblicherà sul web tutti i lavori. Tutti i lavori saranno tutti disponibili. Quindi sono disponibili anche per essere veduti. Perché non è nostra, saranno penso in Creative Commons. Esatto,
saranno disponibili per essere venduti e quindi per essere per magari lanciare, scopriamo che ci sarà il nuovo Pininfarina, il nuovo Andy Warhol, il nuovo Toscano, chi lo sa quale eccellenza verrà fuori. Però il nostro compito è fare questo e il mio compito proprio come organizzatore del Innovation Festival è di creare per il 2012 sempre una serie di eventi in modello sinaptico, quindi con la sinapsi del cervello, in un punto della città mi riaccende in un altro, mi riaccende in un altro ancora. Quindi itinerante nella città di Milano? Assolutamente sì, non vogliamo più fare sedi fisse, vogliamo essere a momenti sporchi, forse l'anno prossimo concentreremo in vari momenti come questo, due giornate, in modo da dare, di approfondire alcuni argomenti quando lo meritano. Tutto il resto è fatto a diario, come se fosse un come se ad esempio in realtà ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e ci diciamo due cose. Cioè, poi ce ne vediamo tra due giorni. Ci vediamo tra due giorni e ce ne diciamo, approfondiamo un po' il discorso. Il terzo momento siamo insieme un weekend. Questo è quello che sta succedendo ad esempio quando il weekend. Il primo evento è stato un'intervista fatta su un'intervista evento fatta in un bar. Il secondo evento è stata una mostra delle lampade di Arduino e adesso facciamo due giorni dove approfondiamo e portiamo fuori tutto questo. Abbiamo paura di essere in 400 stasera. Buona fortuna allora, grazie mille, grazie per la disponibilità. Lavoro ad Agnate, che ho cercato il trasferimento tecnologico della Camera di Commercio e del Politecnico di Milano. Sono quello che ha ideato 4 anni fa l'Innovation Festival. Basta, finisci qui? No, vuoi che ti racconti, ci sono tante cose da raccontarti. L'idea appunto perché ha ideato l'Innovation Festival è... Sono partito 4 anni fa oramai con l'idea che mancasse a Milano un evento dedicato all'innovazione, che fosse però un evento non semplicemente di mostra di oggetti tecnologici, perché ci sono tante fiere, cose che fanno iniziative di questo genere, ma era l'idea di cominciare a costruire un contenitore in cui potessero stare una serie di eventi dedicati all'innovazione tecnologica. Siamo partiti con la provincia di Milano, io facevo direttore all'innovazione della provincia di Milano, quindi ecco perché è partito da lì. Con il sostegno dell'Unione Europea abbiamo cominciato questa iniziativa e pian piano questa iniziativa si è evoluta, quest'anno è arrivata l'anno scorso al quarto anno e stiamo facendo gli eventi in questo 2011. E abbiamo un po' via via cambiato il formato, cioè abbiamo deciso che anziché concentrarci in una settimana, volevamo promuovere una serie di eventi dedicati all'innovazione lungo tutto il corso dell'anno, è per questo che il programma 2011 funziona così, abbiamo già programmato una serie di iniziative nel primo semestre e stiamo programmando quelle del secondo semestre. L'idea è quella di far dialogare tutte le community che lavorano sull'innovazione, dalla digital art all'open source, come l'evento di oggi, a tutti quelli che hanno qualche cosa da dire sull'innovazione, ma ha da dire anche in modo molto operativo. Quindi proporre proprio sì, come laboratorio, perché... Questo è l'esempio di oggi, è proprio l'esempio di un'innovazione che si è generata dal basso e che ha assunto una dimensione, come dire, di scala globale. Poi ci sono, come dire, altri fenomeni di innovazione molto, come dire, più forti, promossi dalle grandi multinazionali, ma noi puntiamo sul fatto che dal punto di vista della creatività che sta in questo paese possiamo trovare un bacino d'utenza di persone che lavorano in questo campo con magari mezzi più limitati ma con grandi idee come nel caso di oggi. Allora grazie Giorgio Monaci. Prego. Le spiegazioni.